Che cos'è l'assetto nella subacquea? Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Ancora una volta siamo all'interno del format SubExpress, dove spiego degli argomenti di subacquea in 4 minuti. Questa volta però ritorneremo alla subacquea dal punto di vista pratico. Una delle skills che un subacqueo deve assolutamente imparare è quella di ottenere un corretto assetto in acqua, in inglese buoyancy. È sicuramente una delle prove di abilità più impegnative durante l'ottenimento del brevetto, ma sicuramente una delle più affascinanti. Nella subacquea, assetto vuol dire la tendenza di un subacqueo a salire verso la superficie, si parlerà di assetto positivo, andare giù in profondità, assetto negativo, o rimanere in una quota fissa, l'assetto neutro. In altre parole la potremmo chiamare galleggiabilità e la sua applicazione sfrutta il principio di Archimede. Proprio lo scienziato infatti osservò l'esistenza di una certa forza che spinge verso l'alto un corpo che viene immerso nell'acqua ed è una forza contraria alla forza del peso del corpo stesso. Esempio pratico: se vogliamo tra virgolette vincere la forza di Archimede dobbiamo utilizzare delle zavorre, mentre invece per determinare l'effetto opposto e quindi sfruttare a nostro vantaggio la spinta di Archimede potremmo gonfiare il gav, quindi il giubbotto ad assetto variabile, facendo entrare dell'aria dalle bombole. Bilanciando le due cose potremmo ottenere un assetto neutro, che è quello che più va ricercato. E questo perché durante l'immersione abbiamo più esigenza di tenere una quota fissa, mentre invece l'ulteriore contributo deve arrivare dalla nostra respirazione. Prendere un bel respiro infatti e gonfiare i polmoni ci farà avere un assetto più positivo. Viceversa, sgonfiare i nostri polmoni ci farà avere un assetto più negativo. In altre parole, le parti dell'attrezzatura che maggiormente influiscono sulla regolazione dell'assetto sono il gav e le zavorre. Tutto il resto ha un'azione, per così dire, minore e indiretta. È quindi fondamentale regolare il giusto assetto scegliendo la giusta pesata della nostra zavorra e regolare di conseguenza il gonfiaggio del gav. Fatto questo, sarà per lo più la nostra respirazione o la direzione della nostra pinneggiata a farci salire più verso la superficie o a farci scendere più verso la profondità. Spiegato così sembra effettivamente molto semplice, ma non è proprio così. È infatti facile, se non siamo subacquei esperti, trovare la quadra solo dopo qualche minuto di immersione. Nella regolazione dell'assetto va anche spiegato un effetto importante che ha la pressione. La pressione stessa infatti tende a mandarci giù e quindi concorre a farci assumere un assetto più negativo. Per cui se siamo nella condizione in cui a 10 metri ad esempio abbiamo regolato perfettamente il nostro assetto e abbiamo un assetto neutro, se scendiamo ad esempio a 20 metri, beh, dovremmo regolarlo nuovamente. Dovremmo ad esempio gonfiare un po' di più il gav. Perché ricordiamolo, siamo passati da 2 bar a 3 bar, per cui l'effetto della pressione è maggiore. In altre parole, durante l'immersione bisogna imparare a governare queste due forze, una che spinge verso l'alto e una che spinge verso il basso. Questa, come dicevo, è una delle abilità che più affascina nella subacquea ed è anche una delle più importanti. Non possiamo infatti permetterci di andare in superficie troppo velocemente e allo stesso modo non possiamo andare troppo in profondità. Durante l'ottenimento del brevetto si impara già a familiarizzare con l'assetto e viene richiesto di fare un esercizio che personalmente è stato uno di quelli che mi ha divertito di più, e cioè l'overing. Bisognava rimanere sospesi in acqua, fermi, regolando il giusto assetto e imparando a gestire il solo respiro. Le prime volte era chiaramente un mezzo disastro, ma provando e riprovando posso dire che si possono raggiungere dei buoni risultati. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto mettete pure un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche che attiva una pagina Facebook dove condividiamo tantissimi articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Adesso io ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!